Noi rappresentiamo i lavoratori dell'ex meccanizzazione, ente sviluppo agricolo. Sono dei lavoratori che hanno un'alta professionalità, che nel passato sono state utilizzate quando purtroppo si sono verificati i dissesti idrogeologici e di Messina. E purtroppo assistiamo che ogni qualvolta succede un disastro, c'è la solita passerella, la quantificazione dei danni, si contano i morti e si scopre poi che magari ci vogliono un'intera finanziaria per ripristinare i luoghi. Dopo ben 5 anni di commissariamento indebitamente disposto dall'AIA, noi ci troviamo oggi a manifestare qui alla presenza della Regione, venendo anche con i nostri utenti, i clienti che sarebbero gli allevatori. E l'ARAS, pur essendo un ente strumentale regioginiana, ha il personale in solidarietà già da ben 1 anno e mezzo, in cassa integrazione da 2, e i servizi e gli allevatori perdono anche i servizi e nonché la genealogia, che è cosa importante. Ma ancora più importante è la certificazione, tutte le analisi che non sono state fatte in questo mese, che siamo fermi perché aspettiamo che finalmente il governo Crocetta riesca a attuare il protocollo d'intesa siglato l'11 marzo con l'assessore Cartabellotta per il passaggio del lavoratore allo zootecnico. Ci sono gente da giugno senza stipendi, quindi viviamo una situazione di disagio. Oggi naturalmente si campa con lo stipendio, si campa, sta gente qualcosa deve mangiare. Sono qua con altri amministratori locali, soprattutto del territorio dell'entroterra siciliano, perché non si può tollerare una situazione del genere per quanto riguarda l'associazione regionale dei lavatori. L'associazione regionale dei lavatori che da 30 anni dà un servizio essenziale ai nostri allevatori e quindi soprattutto all'economia che abbiamo nel nostro entroterra, perché la zootecnia e l'agricoltura sono la vera economia, l'economia reale dell'entroterra siciliana, che è stata bistrattata da sempre ma che oggi credo abbia toccato il fondo. Questa classe politica fino ad oggi vive su vane promesse, e come ha fatto in campagna elettorale il nostro presidente aveva promesso di non fare assolutamente macelleria sociale, invece adesso assistiamo proprio al contrario di quello che lui ha detto. Dopo 40 anni di precariato si vive un forte disagio a livello familiare, a livello emotivo, a livello tutto funzionale. Di conseguenza, avendo sempre avuto risposte non date, noi non siamo qua per avere risposte in merito alla nostra situazione. Le risorse finanziarie che dovevano essere inserite nella finanziaria bis sostanzialmente ancora non sono arrivate. E oltre a questi lavoratori ci sono in difficoltà anche i lavoratori dell'Istituto Zootecnico, che già da 2 mesi non prendono lo stipendio e già l'anno scorso gli stipendi sono ritardati di circa 5 mesi, per i quali purtroppo dal prossimo mese non si ha notizie di risorse finanziarie, perché non sono state già considerate nella nuova finanziaria. Lì oltre ai lavoratori c'è un problema serio che riguarda gli animali, perché dentro i terreni dell'Istituto Zootecnico ci sono gli asini, ci sono le pecore, ci sono tutte le specie autoctone siciliane che rischiano di morire perché non ci sono i soldi per comprare i mangimi, per comprare il mangiare per questi animali.